Ciao, sono Alessia. Che bello che è. E vengo da Narnia. Allora, gioca futsal perché? Perché gioca futsal? No, perché è tutto ciò che mi rende felice, quindi direi che quando le cose non vanno c'è il futsal, quindi va bene così? Sei un minimo pazzo, non lo faresti mai, ti giri subito. Ma più che personale, quindi più che qualcosa legato alle mille belle parate che ho fatto, i momenti in cui ho iniziato a insegnare futsal. E quando ero a Torino ho allenato una squadra di bimbi per 4 anni e quindi il connubio tra la mia passione e il poter trasmettere la mia passione è stato... Mi infastidisce il fatto che si pensi che il calcio 5 sia una sottocategoria del calcio, cioè che se non hai fatto bene, se non hai sfondato nel calcio, allora sei passato a giocare, anzi a calcetto come lo chiamano, e mi infastidisce molto quello perché sono semplicemente due sport, quindi posso scegliere di giocare a calcio, poi posso scegliere di giocare a calcio 5. Il calcetto è quello che si gioca tra amici all'oratorio dalle 8 alle 9 di sera perché vuoi riempire la serata. Ore 20. 7 maschiacci brutali fuggono dai loro comodi uffici e si ritrovano sul campo di battaglia. Lotta, sudore, sangue. È il calcetto, baby. Calcio 5 è lo sport. È tutto un altro mondo, quindi no, non è calcetto. Divento. Io quando mi diverto ho le performance migliori. Torniamo all'allenamento, signori. Accompagniamo la principessa a casa. Se non mi diverto non riesco a sentire che è il mio sport, non riesco a sentire che sono io, niente, divertimento prima di tutto, poi ovvio testa, fantasia, passione. Ho giocato per 11 anni in una squadra della mia città, a Settimo Torinese. Qua mi aspettavo di trovare un bel gruppo, ma non così tanto, quindi la cosa mi stupisce, ma mi rende davvero felice. Ti auguri a te! Ti auguri! Benvinda! Gliel'ho detto io di mettere il telefono orizzontale. Meno male, brava Marini! Brava Nadia per la torta! Brava ragazze! Mi piacerebbe realizzare tutti i miei sogni e diventare magra soprattutto. Nella prossima vita potrebbe essere magra e ricca, ma ricchissima.